For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Buonasera, bentrovati e benvenuti all'ultima puntata di Ecare per quest'anno scolastico, perché come ogni anno noi partiamo con la scuola e quindi concludiamo anche le nostre puntate come si conclude a scuola. E siamo con Paolo Padalino, docente universitario e musicoterapeuta, e parleremo con lui della musica che cura. Ciao Paolo. Ciao Michele, ciao a tutti gli ascoltatori, buonasera. Bene, allora, conosciamo meglio il nostro ospite di questa puntata del 18 giugno 2024. Paolo Padalino chi è? Di cosa si occupa? E quindi Paolo, a te la parola, presentati. Sì, allora, io attualmente sono responsabile docente del corso di musicoterapia applicata al servizio sociale del corso di laurea in servizio sociale dell'Università di Palermo, e ricopro anche il ruolo di responsabile del servizio di musicoterapia del centro diurno Alzheimer del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, e inoltre diciamo dirigo da diversi anni la scuola di musicoterapia del centro studi e ricerche notevoli note di Agrigento, in cui appunto la scuola si dedica alla formazione avanzata di nuovi, diciamo, di futuri musicoterapeuti, cercando di dare delle competenze necessarie per operare in diversi contesti terapeutici. Poi coordino già da diversi anni dei progetti sia nazionali che internazionali di musicoterapia, collaborando con istituzioni e professionisti di vari paesi, per sviluppare appunto e applicare le nuove metodologie nel campo di questa disciplina. Ovviamente poi, oltre al mio lavoro accademico e terapeutico, mi dedico all'attività musicale vera e propria, sia come, diciamo, strumentista che in alcuni casi anche come direttore. Bene, ti dai un bel da fare, diciamo. Insomma, sì, diciamo che
Il tempo è dedicato, diciamo, prettamente a tutto ciò, ecco, questo. Alla musica Alla soprattutto. musica, sì, alla musica. Allora, prima di partire con le domande, sono tante le domande che insomma voglio farti, ma soprattutto entreremo nel vivo proprio del tuo lavoro e parleremo di musica, della musica che cura e non solo. Ma ogni ospite che viene dai Care porta una sua playlist. E tu hai scelto come primo brano di questa playlist La Cura. Partiamo proprio dalla Cura e questo bellissimo brano del tuo conterraneo Franco Battiato. Sì. Perché questa scelta? Allora, ho scelto La Cura perché comunque rappresenta quello che è il potere della musica, no? Di accompagnare e sostenere le persone nei momenti, diciamo, di difficoltà. Infatti, questa canzone parla di dedizione, di protezione, no? Di quell'amore incondizionato. Temi che fondamentalmente sono legati alla mia attività lavorativa principalmente. Infatti, parlando appunto di musicoterapia, la musicoterapia stessa utilizza la musica come strumento per curare, no? E accompagnare le persone nei loro percorsi di vita. Quindi, la musicoterapia li aiuta a superare queste sfide, no? Emotive. E in alcuni casi anche cognitive e sociali. Per questo appunto ho scelto questo brano che mi sta profondamente al cuore. Bene, e allora noi ci ascoltiamo La Cura. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore. Inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Ed era La cura di Franco Battiato, il primo brano scelto dal nostro ospite Paolo Padalino, questa sera docente universitario e musicoterapeuta, e questa sera parliamo con lui della musica che cura. Allora, inizio con la domanda. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona purtroppo ancora troppo poco nota nel nostro paese, nonostante risulti essere non solo particolarmente interessante, ma anche benefica sotto molti aspetti legati all'individuo. Ma chiedo a te, Paolo, cos'è la musicoterapia? Allora, innanzitutto prima volevo fare una piccola premessa, no? Prima di approfondire questa natura appunto della musicoterapia, è importante sottolineare che in Italia sono stati fatti significativi, diciamo, progressi, soprattutto nell'ambito della formazione professionale. Infatti nel corso degli anni, oltre ai corsi di specializzazione delle scuole di musicoterapia già esistenti, sono stati istituiti dei corsi universitari specifici e master dedicati a questa disciplina. Tuttavia, diciamo, la parte, diciamo, un po' che non è consolidata è quella appunto del riconoscimento professionale, perché principalmente a causa della mancanza di una regolamentazione specifica che definisca chiaramente i requisiti e le competenze necessarie per esercitare appunto come musicoterapeuta, anche se fondamentalmente nella maggior parte dei casi per fortuna si lavora, come appunto nel mio caso. Mm-hmm. Passando appunto a definire cos'è la musicoterapia, che dire, allora, la musicoterapia è una disciplina appunto terapeutica che utilizza la musica e i suoi elementi per facilitare quello che è il processo di guarigione e migliorare il benessere psicofisico delle persone. Infatti noi musicoterapeuti, parlo ovviamente di musicoterapeuti che hanno fatto un certo percorso, diciamo, di scuole qualificate o anche di un corso appunto fatto bene specifico, utilizzano quelli che sono diversi metodi di approccio, ovviamente a secondo delle esigenze specifiche dei pazienti, ma soprattutto di quelli che sono gli obiettivi terapeutici, no? Come ad esempio, non lo so, si utilizza molto quella che è l'attività di improvvisazione musicale, per esempio, no? In cui il paziente, che fondamentalmente l'improvvisazione è una tecnica utilizzata in musicoterapia, in cui appunto il paziente può esprimere liberamente quelli che sono i suoi sentimenti, le emozioni, attraverso quella che è l'improvvisazione musicale, ovviamente fatta sia con strumenti che con la voce, ovviamente in maniera molto, diciamo, in alcuni aspetti sia libera che guidata anche dal musicoterapeuta. Poi ovviamente un altro aspetto importante è per esempio come l'ascolto guidato, la composizione musicale, come per esempio il songwriting, che è un'altra delle tecniche utilizzate, la body percussion o body music, no? Come ben sai, Michele, viene utilizzata spesso nell'educazione musicale a scuola, no? Però nel contesto della musicoterapia gli obiettivi sono totalmente diversi, comunque avendo a che fare con dei pazienti che hanno determinate esigenze, bisogna appunto mirare diciamo le attività in base a chi si ha di fronte, sì. La musicoterapia ovviamente viene applicata in una vasta gamma di contesti, tra cui, come nel mio caso, in ospedale, scuole, centri di abilitazione e comunità, e tratta anche di, ovviamente, di diversi ambiti, ovviamente, no? Come l'autismo, no? L'Alzheimer nel mio caso, tutti quelli, viene applicata appunto, come dicevamo, in diversi contesti. Giusto. Allora, ovviamente parlare così, insomma, è anche un po' difficile, perché sì, spiegarlo ci vorrebbe proprio la parte pratica. Io ho avuto, diciamo, l'onore di ricevere comunque attraverso dei workshop delle lezioni da Dario Benatti, che è un musicoterapeuta della Cattolica, un docente della Cattolica, che ha seguito proprio quello che dicevi tu, cioè guidava le persone attraverso la musica ad elaborare dei sentimenti o delle emozioni attraverso il corpo e a liberarsi. Sì. Quindi, ecco, un esempio di questo, cioè, quanto ti ha colpito, volevo chiederti,
un esempio di quanto la musica ha avuto il potere di stupirti attraverso la musicoterapia. Ad esempio, un caso in cui Per fare veramente un ti sei esempio di un proprio caso clinico, emozionato. Sì. diciamo sì, qualche anno fa ho intrapreso un percorso appunto di sedute individuali con un ragazzino autistico. Diciamo che io l'ho preso in carica, diciamo, alla terza media, quindi diciamo un po' grandicello, tra virgolette, no? E mi ha stupito perché inizialmente all'inizio dell'anno, perché avevo fatto diciamo un progetto interno con la scuola di musicoterapia, all'inizio dell'anno era un bambino che non condivideva, diciamo, non parlava nemmeno con i compagni, era molto chiuso, no? A prescindere dalla sua problematica, no? Però con il passare del tempo, durante le sedute, ovviamente dopo un 6-7 sedute, mi sono accorto che lui già solo con il cantare, no? Improvvisando la maggior parte delle volte si manifestava verso di me quelle che erano le proprie emozioni, raccontandomi delle volte, ovviamente in piccoli gesti, alcune volte, diciamo, il proprio vissuto. Ah, Quindi wow. questa cosa mi ha proprio colpito, diciamo, me la sto portando ancora dietro. Quindi Eh sì. magari dipende chi ho di fronte, poi ho dei flashback, no? Certo, Mi fa certo. pensare a Poi questo. i ragazzi autistici di solito hanno, diciamo, un rapporto con la musica un po' particolare, Sì, molto pazzesco. selettivo, molto selettivo. Sì. Quindi è bellissimo. Quindi tu sei riuscito comunque a trovare questo canale di comunicazione attraverso la musica. Sì, certo, attraverso la musica, quindi la musica già è terapia in sé, quindi fondamentalmente crea quello che è una dimensione unica, soprattutto anche in un rapporto che sia individuale ma anche di gruppo, no? Quindi è una Sì. cosa bellissima. Ecco, molto spesso, parlando di bambini, diciamo speciali, molto spesso questi bambini prediligono, ho avuto più occasioni di avere questo rituale, di ascoltare e di voler riascoltare il canto delle balene, Ah, vorrei. il suono delle balene. Sì. Perché secondo te il suono delle balene attira i bambini? In particolare questi bambini fragili. Perché magari hanno un richiamo, diciamo, un suono particolare, no? Anche Perché questo è un suono suono molto particolare, marino. sì. Sinceramente, non ho approfondito ancora questo aspetto delle Sì, no, però balene. ti lascio anche Vediamo pensare perché è un suono che rilassa è un molto suono che questi rilassa, sia bambini. confrontandomi anche con diverse persone appunto che si dedicano anche a queste, diciamo, queste cose, perché fondamentalmente è una cosa molto particolare. Sì. Quindi sì, ho visto che magari è un suono che rilassa anche per il semplice fatto anche del suono, del richiamo anche con l'acqua, no? Profondo, questo Sì. profondo. Quindi sarà, diciamo, un aspetto molto bello anche da approfondire questo, secondo me. Infatti, sì. Bene, parleremo anche più avanti delle metodologie che si usano per la musicoterapia e non solo, parleremo anche di formazione. Ma andiamo con la seconda scelta, L'ombelico del mondo di Lorenzo Giovanotti. E qua si balla. Qua Balla, sì. non è che curi, ma anche di più, liberi proprio. Allora, perché questo Allora, brano? sì, diciamo che io ho fatto questa playlist, no? In base anche come se fosse una sorta di seduta che sto Ecco. facendo in questo caso con te. Perché ho scelto questa canzone? Allora, perché innanzitutto rappresenta un inno alla universalità, no? Alla connessione umana, che sono temi centrali anche fondamentalmente nella musicoterapia. Questo brano infatti celebra l'idea che nonostante le nostre differenze culturali e individuali, siamo tutti parti di un'unica umanità fondamentalmente, che rappresenta metaforicamente quello che è l'ombelico del mondo. Quindi la musicoterapia utilizza la musica come linguaggio universale,
per esplorare, esprimere emozioni, no? Come dicevamo, promuovere il benessere, la comunicazione anche tra le persone. L'Ombelico del Mondo riflette proprio questa visione, inclusiva e integrativa, che è fondamentale anche nel lavoro del musicoterapeuta. Quindi la scelta è stata questa. Giusto. Allora, prima di ascoltare questa canzone, volevo ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, tutte le persone in ascolto, che potete ascoltare questa puntata sul sito anche della radio www.radiosp30.xyz e potete commentare in diretta la puntata o scrivere al nostro ospite Paolo Padalino registrandovi sul sito Spreaker. E adesso ci ascoltiamo l'ombelico del mondo. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.
con l'Home Medico del Mondo rientriamo, siamo alla puntata del 18 giugno 2024, la musica che cura, come ospite abbiamo Paolo Padalino, docente universitario e musicoterapeuta. Allora Paolo, come si diventa professionisti della musicoterapia? Allora, per diventare musicoterapeuta innanzitutto è importante seguire un percorso formativo completo. Alcune scuole di musicoterapia qualificate, ad esempio, offrono corsi che di solito durano 3 o 4 anni. Questi corsi sono attentamente progettati ovviamente per fornire agli studenti una solida base teorica e pratica della disciplina. Allo stesso modo alcuni conservatori di musica offrono corsi accademici di primo e secondo livello, oltre a master specialistici, così come anche diverse università che hanno attivato anche loro programmi di master di primo livello alcune. C'è da dire che nei corsi ben strutturati gli studenti non solo frequentano un certo numero di ore di lezioni teoriche, ma dedicano anche tempo significativo a quello che è la pratica, no? Soprattutto data anche dalle ore di tirocinio, che di solito in una scuola che ha un percorso, per esempio, triennale, inizia a partire dal secondo anno di corso per poi terminarlo al terzo anno con la tesi anche di specializzazione. In sintesi, il percorso per diventare musicoterapeuti richiede un impegno di studio approfondito e una formazione, diciamo, specialistica ben strutturata. Bene. Nel 2026 si terrà a Bologna il Congresso Mondiale di Musicoterapia e sarà sicuramente un'occasione per accendere i riflettori verso questa disciplina. Cosa ti aspetti in merito? Allora, penso che il Congresso Mondiale del 2026 a Bologna rappresenterà un evento di notevole importanza per la musicoterapia in Italia. Sarà soprattutto un'opportunità per riunire tutti gli esperti, noi ricercatori, musicoterapeuti da tutto il mondo, consentendo anche di condividere e discutere, diciamo, quelli che sono gli approcci innovativi della musicoterapia. Perché comunque prevedo che l'evento catalizzerà l'interesse pubblico, no, istituzionale sui benefici della musicoterapia, contribuendo soprattutto ad aumentare quella che è la consapevolezza della sua efficacia, no, nei diversi ambiti. Diciamo che spero fortemente che il congresso avrà un impatto positivo anche sulle politiche pubbliche, incoraggiando anche un maggiore sostegno istituzionale per la musicoterapia, che ovviamente ne ha, diciamo, propriamente bisogno, no? Perché visto che è una grande risorsa di grande valore soprattutto, quindi speriamo bene. Infatti. E spero ad esempio di partecipare anche come attivamente a questo congresso, anche se si terrà fra 2 anni. Vero. Allora, noi andiamo avanti con la tua playlist e andiamo con un brano veramente bellissimo di Modugno, Nel blu dipinto di blu, Volare. Perché questa scelta? Allora, perché è un brano iconico che evoca, diciamo, quella che è una profonda sensazione di libertà e gioia attraverso la musica. Questa canzone è infatti comunemente conosciuta anche come Volare. Ha un ritmo allegro, fondamentalmente è un testo che esprime il desiderio di volare verso l'infinito, no? Lasciandosi sulle spalle quelle che sono le preoccupazioni quotidiane. La scelta di questa canzone nello specifico riflette il potere della musica di trasportare le persone in uno stato emotivo e mentale diverso, no? Già semplicemente con la parola volare, già uno vola anche mentalmente, no? Offrendo ovviamente, diciamo, nella musicoterapia questa capacità, no, di creare un ambiente rilassante già solo attraverso la parola volare, serve appunto per favorire questo benessere, no, emotivo, mentale, no, e fisico dei pazienti, soprattutto quando si lavora. Io infatti, soprattutto in ospedale, in alcune circostanze faccio cantare, diciamo, questa canzone. Alcune volte togliendo anche qualche parola per vedere se loro ricordano anche qual è la parola esatta da inserire nel testo, anche per lavorare su quella che è la stimolazione cognitiva. Quindi, insomma, tutto bello, diciamo. E allora noi ci facciamo anche noi travolgere da questo
da questa bellissima musica di Modugno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Bene, e anche noi siamo felici di stare qua giù nel blu dipinto di blu, anche se siamo al nord, ma pensiamo al blu del mare e anche il blu del cielo. Allora, Paolo, questo è uno spazio pubblicitario dove... Sì. Puoi promuovere convegni, corsi ed eventi che ti vedono protagonista nei prossimi mesi. A te la parola. Allora, al momento voglio condividere con voi alcuni eventi che si terranno a breve soprattutto. Sì. Innanzitutto il 21 giugno, ovvero venerdì, avrò l'onore di partecipare in qualità di direttore della scuola di musicoterapia del centro studi appunto in musicoterapia Notevoli Note alla Festa della Musica, che è un evento organizzato in collaborazione con l'Archivio di Stato di Agrigento e ospitato presso il centro studi stesso. Questa manifestazione rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'accessibilità culturale e abbattere le barriere cognitive, incoraggiando la massima partecipazione e la condivisione delle migliori pratiche in tema di inclusione. Poi la prima settimana di luglio sarò appunto a Bergamo, impegnato come docente di cicli seminariali di musicoterapia, e poi verso fine luglio avrò l'onore di essere il direttore artistico di una masterclass molto importante di canto lirico
che è tenuta da un mio caro amico, ovvero il maestro Giuseppe Infantino. La masterclass si terrà sempre presso la scuola di musica Notevole Note di Agrigento. Ovvero poi ovviamente oltre all'attività musicale nei prossimi mesi ci saranno anche nuove iniziative che prenderanno il via a partire da settembre, quindi ci sono tantissime cose in programma. Anzi, volevo appunto dire in anticipo, spoiler, che attualmente sto lavorando, diciamo, la stesura di due libri, che uno è dedicato alla didattica musicale e l'altro alla psicologia della musica, che spero di pubblicare a breve. Questo. Poi hai parlato di Agrigento, che quest'anno è capitale della cultura. Sì, Agrigento 2025. Sì, è capitale della cultura. Vabbè, quindi l'anno prossimo. Sì, però siamo in fervento con tutti il programma e tutti gli eventi che stanno veramente organizzando. E poi avete la Valle dei Templi, che è una valle che è pazzesca. Pazzesca, sì. Allora, noi andiamo avanti con Lucio Dallo. Lucio Dalla, Caruso, ha messo insieme. Lucio Dallo. Lucio Dalla, Caruso. Vabbè, alla fine ci sta, dai. Qualche papera me la dovete concedere. Ci può stare. Allora, perché questa scelta? Allora, ho scelto questa canzone perché è un brano che ha un impatto emotivo profondo ed universalmente riconosciuto per la sua bellezza e intensità. Infatti questa canzone racconta la storia di Enrico Caruso, no? Uno dei più importanti tenori dell'opera italiana, attraverso un testo poetico e una melodia molto toccante, la conosciamo tutti, quindi. Inoltre questa canzone è un esempio perfetto di come la musica possa essere utilizzata per esplorare e elaborare quelli che sono i sentimenti profondi, ovvero un obiettivo fondamentale anche nella pratica della musicoterapia. Quindi la scelta rappresenta un connubio perfetto tra talento artistico, emotività e potenziale terapeutico della musica, elementi che sono al centro della mia comprensione e pratica della musicoterapia. Bene, e allora noi ci ascoltiamo Caruso. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Scioglie il sangue dentro da una sala. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un nero. Si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai.
e scioglie il sangue di Nevada. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me. Bene, ed era Lucio Dalla con Caruso. E prima di concludere questa puntata e di ringraziare il nostro ospite, come ogni puntata di Eker, Paolo, ti devo dare il compito. Ok. Vediamo che compito prima. Quello di pensare un augurio della buonanotte legandolo un po' al titolo della puntata. Ok. Ok, quindi ritornerò da te tra pochissimo. Okay. Per ascoltare l'ultimo brano che è la sigla di chiusura e poi il tuo augurio per gli ascoltatori. Ok. Allora, abbiamo detto che è l'ultima puntata e io voglio dedicare un po' a tutti gli ascoltatori e soprattutto ai docenti questo brano di Daniel Pennac, con l'augurio che insomma questi mesi servino un po' per ricaricare le batterie ed essere ancora più carichi di energia e motivazione a fare questo lavoro. Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin-tin e lo scacciapensieri che fa soltanto blowing-blowing, la cosa importante è che la facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Quindi io auguro una buona musica a tutti i docenti e a chi questo lavoro lo fa veramente con passione. E adesso a te, Paolo, la parola. Devo già dare la buonanotte oppure? Allora, tu hai scelto un brano bellissimo. Sì. Di Lorenzo Giovanotti come sigla di chiusura. Partiamo da quello. Sì, allora a te.
Ho scelto questo brano come chiusura perché rappresenta un inno alla bellezza della vita e all'amore incondizionato, no? Questo brano ha una melodia dolce, è un testo che esprime un sentimento profondo di gratitudine e affetto verso la persona amata. Nel contesto della musicoterapia, questa canzone può essere utilizzata per facilitare l'espressione emotiva e per promuovere un senso di calma e di connessione durante gli interventi. Infatti, la sua melodia rassicurante e il testo positivo possono contribuire a migliorare il benessere emotivo dei pazienti, offrendo soprattutto un momento di riflessione e di conforto. Quindi la scelta è stata pensata per questo motivo. Bene, e poi ci vuoi dire qualcos'altro? O passiamo all'augurio della buonanotte, vuoi dirci qualcos'altro? Passiamo agli auguri della buonanotte, dai, prima che dimentico questi auguri. Allora, io vabbè, do questa buonanotte a tutti gli ascoltatori e dico proprio esattamente di lasciarsi cullare dalle note che curano l'anima e che vi portano sogni sereni. Quindi questo è il mio augurio della buonanotte di questa sera. Bene, allora noi veramente ti ringraziamo per questa partecipazione dei Care e ti auguriamo il meglio. Anzi, sappiamo che tra pochi mesi ci sarà un Un grandissimo evento evento. particolare che non si spoilerà perché siamo diciamo in fase di organizzazione, Bene, soprattutto allora noi anche ti auguriamo con veramente la tutto il musica. bene per questo evento che ti vede protagonista. Ma adesso ci ascoltiamo questa canzone che tu hai scelto, una bellissima canzone che, come hai detto tu, è dedicata veramente alle persone che comunque fanno parte della nostra vita e quindi la regaliamo a tutte le persone che con amore ci hanno seguito e con amore vanno avanti verso i propri sogni. Grazie ancora a tutti, buonanotte a tutti e grazie Grazie, Paolo. grazie a voi, buonanotte. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano, prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei. Essenzialmente sei sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,
sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.